Antonio Condorelli, freelance catanese poco più che trentenne, si è occupato del business dei rifiuti per un giornale di cronaca provinciale. Qualcuno ha scolpito il suo nome su una lapide, l'ha fotografata e ha inviato la foto alla redazione del giornale. Contro Nello Rega è stato sparato un colpo di pistola mentre il giornalista di Televideo Rai stava rientrando nella sua casa di Potenza. A Reggio Calabria è saltata in aria la macchina del blogger 26enne Antonino Monteleone, che da tempo sta dietro agli affari del clan De Stefano, l'andrina dominante in città. Soldi sporchi che vengono riciclati in alcuni esercizi del centro. Agostino Pantano, giornalista di Calabria Ora, ha ricevuto una testa di pesce mozzata. Ad Alessio Di Palo, direttore della piccola radio Regio di Altamura, prima hanno rotto le costole e poi incendiato l'auto. E poi ci sono quelli come Rosaria Capacchione, giornalista del Mattino di Napoli, che vivono da anni sotto scorta come Roberto Saviano. Secondo il rapporto 2010 di Ossigeno, l'osservatorio promosso dalla Federazione Nazionale della Stampa, negli ultimi due anni in Italia sono arrivate minacce e intimidazioni a 400 giornalisti. La maggior parte dei casi si è registrata in Calabria, Sicilia, Campania e Lazio. Si usano anche metodi subdoli ma efficaci, interventi sulla proprietà dei giornali, richieste pretestuose di smentite. Poi ci sono sempre più praticate le citazioni presso il Tribunale Civile per ottenere risarcimenti in denaro spropositati, senza alcun rapporto col danno subito e con la capacità economica del giornale e del giornalista citato, e senza che sia stata presentata una denuncia per diffamazione e che sia stato accertato il dolo in sede penale. Di questo metodo fanno largo uso ultimamente anche i politici.